12 tazze, ma c'era una sera, 12 tazze. Appena comprata quella caffettiera me la ricordo bene, va bene. Vialetti? No, non sai scumiare, sì, ci vengono sotto macca, però. Tenti brussi, perché è l'estate, con i pantaloncini corti, è il 90, la stagione dell'Italia 90. Ah, nel 90? Ma la mattina, sì, nel maggio. E quindi tu quanti anni avevi? No, non tengo a essere morto. 13 anni. 13, no, 23. 13 anni. 13 anni. Se la figlio padrone, che è una bella ragazza, che non ci farò via, te lo dico. Perché dico che era bello? Perché viene dopo il fatto di quello che era bello. Allora gli ho detto in pantaloncini, bello, perché tranquilla, ma... Il papà, non sto facendo un caffè, che tasci, mani. No, no, muovi. Andiamo a mettere in moto la macchina, papà. Allora ovvio, stiamo aspettando di macchina. E io ci mondo, infatti mi vado a fare la, diciamo, a lavare la faccia. Ma non è il caffè o la caffettina? Mia madre, che fa parte di tutte le mie storie di vita. Io ti sono perso per l'altro, e io ti mostro la faccia quella, perché mise la cosa dalla griglia, spostata, ci tiene la caffettina, una mannaggia, eppure era grossa. No, allora io non trevo, ma la mise a fare, la mise di sopra, c'è bugato, di che mantenevo, diciamo, se non era. Beh, ma non trovavo, si parlava. Come no? Sono tipo, oh, non ho dovuto cambiare, ci sta buscando il caffè, e se non so, perché è sembra un bidone di caffè, perché è una sorta di caffè. Ed era fastidioso pure a lavorare perché andava alla mulatta.
metafora